C'era una volta il mago, col cilindro a Marsina. Oggi non va più di moda, e l'hanno messo in naftalina. Magia, illusione, prestidiri, giri, miri, zirizzazione. Questa è la televisione. Ciao, ciao a tutti. Bel applauso di più. Schiocco le dita, cosa dite? Bravo! Due volte? Bravo! Così mi piacete. Oggi parliamo dei bussolotti. Se dico bussolotti anche da casa, voi cosa pensate? Bussolotti, cosa mi dici? Cosa sono i bussolotti? Cosa sono? Piccole bussole, piccole bussole. Bussolotti sono, se guardi sul dizionario, come piccole tazze contenitori di legno o di metallo in uso presso i giocatori o i giocolatori o i giocolari di bussolotti, che fino al 1800 intrattenevano il pubblico nelle piazze. Cos'era? Un gioco di prestigio. Dentro c'erano? No, dentro c'era una palla. Oh, bravo, dentro c'era una palla, lui dice una palla. In realtà questo gioco fu inventato forse dagli antichi egizi, che inventarono tutto, gli egiziani inventarono tutto, anche i social network l'hanno inventati loro, è vero? Perché per un social network bisogna avere un profilo, e loro in fatto di profilo erano molto bravi. È una battuta, non è vero. Fu un grande prestigiatore di nome Bartolomeo Bosco, che rese il gioco così popolare che in alcune parti d'Europa il gioco dei bussolotti viene chiamato anche boscarie, eh? Ah. E chi lo sa, adesso lo sai, te l'ho detto io, no? Il personaggio che sto per presentarvi non è bravo coi bussolotti, è bravo con la seta. Signori, da Milano, Jordan! Grazie amici, grazie, benvenuti. Benvenuti e attenzione, perché voglio farvi un gioco con sei piccoli fazzolettini da tasca, piccolini, vabbè, io ho il naso un po' grosso, li ho presi un po' più grossi, però è importante che siano colorati. Ho bisogno di due assistenti, vuoi venire a aiutarmi per cortesia? Facciamogli un applauso, bravissimo, una ragazza, vieni, brava, 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 vieni, mettiti qui al mio fianco, un applauso anche a lei, naturalmente. Ti chiami? Nathan, e invece tu? Denise, allora sta attenta Giovanna, io ho un fazzoletto giallo, un secondo fazzoletto rosso e un terzo fazzoletto blu, che io consegno a te, metti le mani così, perfetto, tieni tutto il malloppo, ok, da questa parte abbiamo un altro fazzoletto giallo, un secondo fazzoletto rosso e un terzo fazzoletto blu, blu, importante che sia blu, attenzione che io adesso annodo il fazzoletto rosso con il fazzoletto giallo, tu sei testimone che io faccio un nodo vero, ok? Stringiamo bene, abbiamo quindi annodato il fazzoletto rosso con il fazzoletto giallo, annodiamo adesso il fazzoletto rosso con il fazzoletto blu, guarda qui, facciamo un nodo vero in maniera da formare una catena di tre fazzoletti, ok? Una catena di tre fazzoletti con due piccoli nodini, rosso giallo e rosso blu. Quindi io consegno questi tre fazzoletti annodati a te. Attenzione al passaggio invisibile. Guarda, io prendo il primo nodo e lo lancio. E il primo nodo passa. Lo senti? Hai sentito un po'? Niente? Adesso, secondo nodo. Lo vedi? No, non c'ho niente. Guarda, lo lancio perché è invisibile. E anche il secondo nodo è passato. Voi avete visto qualcosa? No. Eppure tu non ci credi, sei scettica. Ma guarda, lascia andare i foulard. Realmente i due nodi sono passati. Perché abbiamo una catena di tre fazzoletti. Sempre con due piccoli nodini, rosso blu e rosso giallo. Ma andiamo a vedere dall'altra parte. Perché magari tu, Giovanni, non ci credi. Vero? Eppure guarda, da questa parte abbiamo un fazzoletto giallo completamente libero, un secondo fazzoletto rosso completamente sciolto e un terzo fazzoletto blu completamente libero. Lo ripeto ancora una volta perché vedo che ti stai addormentando. Si prende il fazzolettino rosso e il fazzoletto rosso si annoda al fazzoletto blu. Nodo vero, ben stretto, annodati i due fazzoletti. Tu sei sempre testimone. Aspetta, fermo, fermo, fermo.
Che no, no, perché ho paura che lo sciolga. Che faccio un nodo vero, fazzoletto rosso hanno dato al fazzoletto giallo, in maniera da avere ancora una volta una catena di tre fazzoletti con due piccoli nodini, ok? Rosso giallo e rosso blu. Quindi abbiamo tre fazzoletti con due nodi da questa parte che tiene Giovanni. Ti chiami? Nathan. Allora bravo Giovanni, e Giovanna stai attenta, i due fazzoletti annodati da questa parte. Primo nodo invisibile, lo prendo, guarda, e lo metto qua sospeso in alto. Lo vedi? No. È invisibile. Primo nodo lo prendo anche dai tuoi fazzoletti e lo metto qua sospeso in alto, in maniera da avere un unico nodo centrale. Qua, ok? Secondo nodo anche da questa parte. E secondo nodo anche da quest'altra, in maniera da avere un unico nodo centrale là in alto. Tu sei scettico e non ci credi? Eppure guarda, da questa parte c'è soltanto e solamente un fazzoletto blu completamente libero, un secondo fazzoletto rosso completamente sciolto e un terzo fazzoletto giallo completamente libero. E anche da questa parte c'è soltanto e solamente un fazzoletto blu completamente sciolto, un secondo fazzoletto rosso completamente libero e un terzo fazzoletto giallo completamente sciolto. Però attenzione, perché io ho lasciato qua un nodo invisibile e infatti basta fare una magia e tutti i fazzoletti sono nodi. Grazie Jordan, un bel applauso per Jordan. Voi andate a posto. Salutiamo Giovanni e Giovanna. Ciao Jordan, grazie per essere venuto a trovarci. Grazie, bravo. Voi dovete sapere che Jordan è un enfant prodige. Cosa vuol dire? Ha cominciato a 10 anni a fare il prestigiatore. Vuoi raccontare qualcosa a questi ragazzi? Come hai fatto? Io ho iniziato più o meno alla vostra età. Mi è venuta una grande passione. Sì. Poi ho conosciuto Pierino Pozzi, che è stato il primo presidente anche del Club del di Milano. Club Magico di Milano. Che noi rappresentiamo, ciao, perché tu sei il presidente, io sono uno dei consiglieri. E ho iniziato questa mia carriera artistica. Loro cosa devono fare, secondo me devono frequentare anche loro il circolo. Cioè, sì, se sono nei dintorni di Milano, chiunque vuole iscriversi può venire al Clam, che è il nostro club magico. Salutiamo Giorgio, grazie però. Guarda attentamente perché c'è qualcosa che ti può interessare. Ah, tu non lo sai, forse molto probabilmente tu hai cominciato a fare il mago guardando la televisione in bianco e nero. E sai che cosa c'era in quegli anni quando eravamo piccolini? C'era Occhio al Trucco. Guardalo. Nelle favole di Aladino e di Simbad il marinaio si legge spesso di geni che vivono in bottiglie ed emergono per mettersi al servizio di coloro che li liberano. Noi non possiamo permetterci un genio di grandezza normale, ma uno piccolino sì. Vedete? Vive in questa bottiglia e viene fuori soltanto durante le settimane che non hanno lunedì. Questa non è la settimana giusta, quindi non potrete vederlo. Comunque possiamo dimostrarvi che c'è. Lasciamo cadere un'estremità di questa fune nella sua bottiglia e vediamo che cosa succede. Se capovolgiamo la bottiglia, il nostro genio si aggrapperà alla fune. Giocherà pure al tiro alla fune. Questo è il solo esercizio che sa fare. E potremo aggiungere il solo esercizio che sappiamo fare noi. Comunque ciò che gli piace veramente fare è dondolarsi. Ha una presa piuttosto salda per essere un minuscolo genio, vero? Beh, ha lavorato abbastanza. Adesso possiamo anche lasciarlo riposare un po'. Bene, credete davvero che ci sia un genio nella bottiglia? O avete qualche dubbio? Il nostro genio è in realtà una pallina di gomma. Vi chiederete come una palla di gomma possa essere un genio. Ve lo mostreremo subito. Per questo trucco userete una bottiglia con il collo stretto. Se non riuscite a trovare una bottiglia molto scura, potete tingerne una come abbiamo fatto noi. Ma per mostrarvi come funziona la nostra palla genio, useremo questa bottiglia chiara. Potete iniziare il trucco o con la palla già nella bottiglia, oppure potete mettercela dopo, di nascosto. La fune non ha nulla di particolare. Infilate un'estremità della fune nella bottiglia, poi tenendo sempre la fune, prendete la bottiglia e capovolgetela. La palla di gomma cade nel collo della bottiglia contro la fune. Ovviamente non c'è abbastanza spazio per la fune e la pallina insieme, quindi se tirate la fune, resteranno ambedue incastrate nel collo della bottiglia. Adesso potete lasciare andare la fune e la pressione della pallina le impedirà di cadere. Tirate ancora un po' la fune per essere sicuri che non sfugga. Adesso fate dondolare la bottiglia tenendo l'estremità della fune. Per finire il gioco, spingete la fune verso l'interno in modo che la pallina scenda nel fondo della bottiglia. Lasciate che il vostro pubblico esamini la fune
Nel frattempo voi farete rotolare la pallina di gomma nella vostra mano e la terrete nascosta. Adesso potete lasciare esaminare anche la bottiglia. Siamo sicuri che vi divertirete molto con il vostro genio in bottiglia. Avete visto le mani? La pallina viene nascosta nella mano. Mi raccomando, imparatelo, a casa esercitatevi. E dopo il genio della plastica, il genio delle carte. Signori, Jordan! Grazie! Grazie, grazie! Ho tre assistenti qua perché facciamo una cosa, eh? Tu conosci le carte da gioco, vero? Sì, tu le conosci e tu le conosci benissimo. Voi sapete che noi maghi con le carte ne possiamo fare veramente di tutti i colori, eh? Ma io vi voglio far vedere una cosa stranissima. Perché con tante carte si possono fare delle magie. Mi vuoi prendere una carta per cortesia? Quella che vuoi. La fai vedere anche agli amici che sono a casa. Una carta anche a te, prego. Falla vedere. Benissimo. Una carta anche a te. Le conosci tu, sì? Sì. Bravissimo. Ok, avete scelto tre carte. Attenzione, abbassatele, non fatemele vedere. Dammi la prima carta, la infiliamo nel mazzo. Così. Attenzione, la disperdiamo nel mazzo. Seconda carta, anche questa dispersa nel mazzo. Terza ed ultima carta, anche questa dispersa nel mazzo. Guardate attentamente ora cosa succede. Attenzione alla mia mano. La tua, la seconda, la tua, e la terza. Grazie, grazie, grazie. Jordan! In compagnia, grazie. Jordan, in compagnia di Giovanna, Giovanna e Giovanni. E Giovanna. Adesso sai che cosa c'è? Abbiamo uno spazio che si chiama Master of Magic. E in questo Master of Magic abbiamo il piacere di presentarvi il campione del mondo. Ho fatto un'intervista con lui, abbiamo in comune i nonni che erano prestigiatori. Signori, a Master of Magic, Pilu! Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Je ne suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Si tu n'es pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Tu es petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Partout de Clignancourt à Belleville. Je suis aimé partout sauf par les sergents de ville. Je vis de ce qui vient et de ce qui ne vient pas, sans savoir à l'avance menu du prochain repas. Misère à mon trousseau, c'est la faute à Rousseau. On est né à Nanterre, c'est la faute à Voltaire. Et belle t'as pas les os, c'est la faute à Rousseau. Si tu n'es pas le clair, c'est la faute à Voltaire. Tu es petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. J'y ai tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le Rousseau, c'est la faute à Rousseau. Si tu n'es pas le clair, c'est la faute à Voltaire. Tu es petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Thank you.
nécessaire d'avoir des dreads ou une crête sur la tête pour être un rebelle. Au village et sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je mène même que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je fais pourtant de ta personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non les braves j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Je n'aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, je n'aime pas que l'on suive une autre route que. Sauf les cul-de-jatte, ça va de soi. Hey, pas besoin d'être Jérémy pour dealer le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Non, suivez mon trop vite au cœur. Era Pilù questo, adesso però è giunto il momento della prestidiri, giri, miri, zirizzazione. Anch'io voglio fare il mago e ogni mago che si rispetti ha il suo, ha la sua assistente che è Sabina. Ferma, stai lì. Attenzione perché ci vuole prima di tutto un sacchetto come questo, un sacchetto normale e poi avrei un uovo. Eccolo qua, tienilo in mano, tienilo così, alzati pure in piedi, tienilo con due dita così, fallo, girati dall'altra parte e fai vedere bene a tutti. Ecco così, puoi sederti adesso e tieni la mano alzata così, ecco. Attenzione, ci vuole un sacchetto, il sacchetto è questo. Il sacchetto deve essere completamente vuoto. Quando ti dirò di lanciare l'uovo, devi lanciare l'uovo nel sacchetto. Sei pronta? Eh? Eh? Impara, eh? Siamo pronti? Allora, attenzione, al tre. Uno, due, tre, lancia. Hop, nel sacchetto devi lanciarlo. Riprendilo, vai, vai, lancia pure, vai. Hop. Sei visto? L'uovo, sei visto? È finto, vedevo l'uovo vero, si spiaccicava, no? Adesso la manipolazione, metto l'uovo nel sacchetto, faccio così e l'uovo sparisce. Tendo la mano nell'aria e l'uovo riappare. Oh, sono sicuro che molti di voi possono capire come ho fatto. Mettiamo l'uovo nel sacchetto e attenzione, adesso faccio così e l'uovo sparisce. L'uovo è sparito completamente. L'uovo non c'è più, l'uovo è sparito, l'uovo è completamente sparito, non c'è più. In che senso? Parlate voi se volete parlare. Qualcuno ha detto sotto? Sotto la mascella, mi dispiace, sotto la mascella non c'è niente. Ah, non la mascella, sotto l'ascella non c'è niente, grazie. L'altra da questa parte non c'è niente. Quale? Questa di qua? Questa qui, non c'è niente. Dovete sapere una cosa molto importante, per far apparire l'uovo bisognerebbe avere una gallina. Ce l'abbiamo una gallina? Proviamo tutti insieme a fare. Come fa la gallina? Chi, chi, chi? No, chi fa il gallo? La gallina fa coco de. Vai, tutti insieme. Coco, 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 coco de. Voilà. Un bel applauso. Prendila, coco per te. Prendila. Ah, c'è una cosa che non sono mai riuscito a spiegarmi, che è questa, esattamente da dove arriva questo bicchierino, è giunto il momento di bere insieme a voi. Brindisi, ecco. Anche oggi vi abbiamo ingannato, ma l'abbiamo fatto molto onestamente. Ciao!